Mirko ha prenotato il nuovo iPhone, l'iPhone 11 Pro Max. Ti ringraziamo Apple per averci regalato questo fantastico iPhone in cambio di una pubblicità, una sponsorizzazione. Grazie Apple, siete stati fantastici. Scherzo, l'ho pagato a prezzo pieno, sono povero. Ora siamo poveri perché hai pagato sto iPhone a prezzo pieno, sì. Volevo fare il figo, far vedere che non l'avevo pagato, in realtà l'ho pagato fino all'ultimo centesimo. Preso perché io sono andato in fissa quando ho visto quell'ultra grand'angolo. Ora che ha finito il suo monologo, volevo spiegarvi che cosa succederà appena Mirko prenderà il nuovo iPhone. Alice darà il suo vecchio iPhone a Mirko e Mirko darà il nuovo iPhone ad Alice. Oh, non è vero. Tra l'altro devo specificare una cosa che non ho detto. Questo è il mio primo iPhone di sempre, perché io ho sempre avuto Samsung, sono stato sempre un androidiano, ma per la prima volta voglio provare la sponda Apple. Io sono sempre stato contro a spendere 8 miliardi per un telefono, volevo provare, dai, una volta nella vita si devono provare queste cose, quindi ho speso anche io 8 miliardi, infatti ho venduto la casa, ho venduto un rene, questa macchina che adesso sto guidando, dopo non ce l'avrò più perché devo appunto comprarmi il telefono. Vediamo se ne varrà la pena. Il ritiro l'avevo prenotato verso le 9:30 e sono le 10:20. Stiamo andando alla Apple. Tra pochi minuti avrò l'iPhone tra le mie mani. Tra le mie mani, volevi dire? Speriamo che non ci sia coda, perché ogni volta mi ricordo che c'era la coda. Però essendo un venerdì, ragazzi sono a scuola, lavoro. Ho sempre preso in giro quelli che facevano la coda per l'iPhone e ora mi trovo io. Mi sembra giusto che rimango in coda per lui e lui invece là dentro a guardarsi gli iPhone. Non è giusto, Mirko, non è giusto. Allora Mirko ha appena ricevuto il suo nuovo iPhone, non sa firmare. Non lo voglio mai vedere a nessuno sta firma. Non sa firmare. Grazie mille. Ciao, grazie. Ragazzi, voi non potete vederlo, ma ho una presa come se stessi tenendo una busta di 2 miliardi. Effettivamente sto tenendo una busta di 2 miliardi. Ha paura che glielo rubino. Ho paura che me lo rubano, perché è successo qua nella città dove vivo io che una persona è uscita con il telefono nuovo, appena uscita dal centro commerciale gliel'hanno tolto dalle mani e sono scappati. No vabbè, io morirei. A parte che a me non potrebbe mai succedere questa cosa, perché darei la mia vita in questo momento per difenderlo. Anche a me darebbe. Eccoci qua ragazzi, ci siamo, sono un pochettino emozionato. Eccolo qua, perché questo, come ripeto, è il mio primo iPhone, quindi tu l'hai preso bianco, vero? Sì. Io invece è grigio, perché sono un po' più grigio e sei triste. Minimalista tu. Non mi prendete per un cane, tipo per un... Beh, un po' cane sei. Però, raga, io l'odore di queste cose qua... Dammi. Tipo anche quando ho preso il Mac, ho passato le prime settimane ad annusare la tastiera come se fossi un cane da tartufo. Mi ho detto insieme. Sapete cosa mi piace un sacco di Apple? Una cosa che mi fa impazzire. Mi piace quella finitura opaca che mettono dappertutto con questa specie di linea che... Non so se si vede bene dall'inquadratura. L'odore è incredibile. Io e lei siamo degli annusatori professionisti. Quando abbiamo preso le AirPods, quando abbiamo preso la Sony, ogni cosa l'annusiamo. L'annusiamo, è vero. Però questa cosa qua ormai voi l'avete capita e all'inizio dicevate: ma perché annusate? Ora l'avete capita. Oh, wow. Allora, l'hanno preso apposta, l'hanno messo in su, che si vedono le fotocamere subito. Allora, ragazzi, guardate che belle le tre fotocamere che inizialmente... ma il fatto che è dell'opaco è che ci sono... è che fai subito le ditate. Tipo, ora ho messo il dito qua e ho fatto... Però ragazzi, quanto è bello l'opaco. Guardate l'opaco, è bello forte. Ma c'era anche lucido, non mi ricordo. No, lucido no, lucido è solo la Apple. Ah, la mela, sì. Una mela, tipo che fa uno da specchio. Che dire follettine e follettine. Questo no. Qui è il caricatore super veloce che è stato implementato per la prima volta negli iPhone. Guardate che bello. La pellicola hanno lato... Madonna, che bellello. Voglio vederlo anch'io, fammi... Ma sai che è più grande il tuo, fa vedere. Come fai ad usare la cover e copri questo ben di Dio? Infatti dovresti usarla quella trasparente. No, seriamente. Io tengo sempre la cover. La tengo per un anno, 2 anni, 3 anni. Quando vendo il telefono io non me lo sono mai goduto. Ho speso 8 miliardi di euro per non godermi un... Ecco, già l'ho rotto. Vedi Mirko perché devi tenere la cover? Perché può sbattere in qualsiasi momento. Per non godermi un telefono. Però guardate che bello senza cover. Ragazzi, cioè, voi siete... Immaginate me così che parlo al telefono. Oppure me con una cover del cinese tutta brutta. Non devi prendere del cinese. Vabbè, anche se prendo quella Apple. Ragazzi, voi siete team cover o team senza cover? Vi lascio il sondaggio qua sopra nella scheda. Chiaramente per un fattore di protezione anche io sono team cover, assolutamente, perché cioè, lo paghi tantissimo. Però per un fattore estetico
Io più lo guardo e più mi piace. So che queste tre fotocamere non piacciono. Allora, bisogna abituarsi, secondo me, perché sì, è una cosa che a primo impatto magari può non piacere. No, infatti a me ancora adesso non sono ancora abituata, però so che mi piacerà prima o poi, come la cosa della Juve, lo stemma. Lo stemma. Lo stiamo accendendo. Questa è la prima mela che vedo in vita mia, cioè ne hai viste tante di mele tu. Ne ho anche mangiate, vero? Ne ho anche mangiate tante, sì. Poi dicevi che le mie battute erano brutte. Secondo me negli iPhone futuri, gli iPhone futuri saranno robotici, del tipo c'è un nuovo proprietario. Come ti devo chiamare? Come ti devo chiamare? Guardate Mirko che sta già facendo delle rifiniture. C'è Siri. Ehi Siri, invia un messaggio. Ehi Siri, che tempo fa oggi? Ehi Siri, imposta un timer di 3 minuti. Ehi Siri, ora disponibile. No, così, piccolino, tutta la vita. Ah, è vero. Io lo tiro fuori, faccio così. Ah, velocissimo, altro che lento. Lascia un commento, metti mi piace, cosa ti costa, dai che sei capace. La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. La coppia che scoppia, sono come noi. La vita di coppia vissuta da eroe. La coppia che scoppia, è un'esplosione. Mirko ed Alice dentro il nostro cuore.